Grazie della domanda, è sicuramente una domanda piuttosto complessa, ci sono tante cose che proviamo a fare e tante altre che cerchiamo di fare e che faremo. L'obiettivo finale, anche prendendo spunto da quello che è stato detto prima di me, è quello di ridare alle persone, anche quelle che non leggono tutti i giorni editoria specializzata, eccetera, il potere di farsi la propria opinione, di avere tutte le informazioni a disposizione per decidere cosa pensano di una notizia. Questo anche perché sono stati dati prima degli esempi di notizie evidentemente false perché dimostrabilmente tali, ma ci sono una serie di notizie, di informazioni, quando si parla di verità o di falsità è spesso molto difficile definire cosa sia vero e cosa non lo sia, perché c'è ciò che è illegale, tipo la diffamazione, ci sono opinioni che possono essere, con le quali si può essere d'accordo o meno. Ci sono informazioni che sono parzialmente vere e parzialmente false, quindi questa difficoltà in realtà anche a definire quello che è vero e quello che non lo è un'ulteriore difficoltà per noi come piattaforma perché non pensiamo che sia necessario, che sia giusto in alcuni casi, a meno che il contenuto non sia illegale, imporre a una piattaforma come la nostra, ma in generale richiedere l'eliminazione di questo tipo di contenuti. D'altra parte non vogliamo che la disinformazione venga diffusa e quello penso che sia il dibattito, il tema più complesso. Cosa fare con questa informazione che spesso è molto difficile da definire? Allora, quello che diciamo noi è cerchiamo di ridare il controllo alle persone, come dicevo prima. Come lo facciamo? Attraverso quattro filoni di attività principali, attraverso i quali vado molto veloce perché so che ho 2 minuti. Innanzitutto facendo quello a cui si faceva riferimento prima, quindi cercando di lavorare sempre più a stretto contatto con chi fa contenuti professionali, chi fa notizie a livello professionale, per far sì che queste organizzazioni possano utilizzare Facebook per diffondere notizie vere, notizie fatte, costruite, basate su fatti, basate su informazioni che sono andate a ricercare. Quindi da questo nasce l'iniziativa Facebook Journalism Project, quindi l'idea di lavorare con il mondo dell'editoria per raccogliere spunti su quello che dovremmo fare meglio, per aiutare gli editori, i giornalisti a usare meglio la nostra piattaforma, non solo per comunicare, ma anche per raccogliere informazioni potenzialmente. Questo è il primo punto. Il secondo punto è interrompere le possibilità di guadagno, perché sappiamo che la ragione principale per la quale vengono diffuse notizie false è per farci soldi e questo viene fatto, ne abbiamo parlato, se ne è parlato anche molto sulla stampa la scorsa settimana, viene fatto anche su piattaforme come la nostra. Allora, questa è un'attività che è assolutamente vietata e non in linea con quello che noi vogliamo che sia Facebook, quindi noi non vogliamo che la nostra piattaforma venga utilizzata per portare gli utenti e le persone su dei siti che fanno soldi grazie alle loro visite, diffondendo informazioni che sono completamente contrarie a quelle che gli utenti si aspettavano di trovare. Quindi su questo abbiamo migliorato gli strumenti di segnalazione, stiamo utilizzando l'intelligenza artificiale per capire se ci sono dei trend, delle caratteristiche di alcuni annunci che rimandano a questo tipo di siti e per capire se possiamo individuarli anche in modalità automatica. Il tema degli account fake a cui si faceva riferimento prima è anche un tema molto importante. Su Facebook ogni persona deve usare il proprio nome e cognome e questo perché vogliamo che le persone si prendano la responsabilità di quello che dicono, quindi molto importante per noi eliminare tutte quelle persone che utilizzano la nostra piattaforma spacciandosi per qualcun altro. Terzo punto, creare nuovi prodotti per limitare la diffusione di notizie false e su queste ci sono state tantissime sperimentazioni che fa abbiamo fatto partire in realtà da dicembre, dopo le elezioni americane, dopo anche il referendum, dopo che la questione proprio ha cominciato proprio a svilupparsi molto. Prima tra tutti, della quale avete sicuramente sentito parlare, è questa collaborazione che abbiamo avviato in alcuni paesi, Francia, Germania, Stati Uniti e Paesi Bassi, per fare, quindi collaborare con le organizzazioni di fact-checking per far sì che le notizie che ci vengono segnalate dagli utenti come potenzialmente false vengano riviste da queste organizzazioni di fact-checkers che fanno un'analisi di questa notizia e sulla base dell'analisi delle fact-checking organizations. Se viene fuori che questa notizia è potenzialmente falsa o ha degli elementi che appunto non sono discutibili, questa notizia viene identificata chiaramente da un riquadro come discutibile.
sotto c'è un link che rimane alla, che rimanda all'analisi complessiva fatta dalla Fact Checking Organization. Da questo stesso punto di vista abbiamo sviluppato una serie di altri strumenti, e ho quasi fatto, ma solo per darvi un'idea, Related Articles, che è questa possibilità, quando io vedo una notizia su Facebook, di vedere sotto, e questa è una sperimentazione che stiamo lanciando negli Stati Uniti e lanceremo anche in altri paesi, di vedere sotto articoli provenienti da altre testate che parlano dello stesso tema, oppure una cosa che abbiamo fatto in Francia durante le elezioni, che si chiama Prospettive, Perspectives, era l'idea invece di far riempire ad ogni candidato una scheda con le proprie posizioni sui temi principali della campagna elettorale, ogni volta che un articolo riprendeva nel titolo o nelle prime frasi il nome del candidato o uno di questi temi fondamentali, sotto c'era il link a tutte le schede di tutti i candidati. E qui arriviamo al quarto punto, che è quello di cui parlavo all'inizio, che è secondo noi l'obiettivo principale da seguire, oppure, ovvero ridare alle persone il potere di farsi la propria opinione, e questo si fa dando loro informazioni, ma mettendogliele a disposizione in modo chiaro, non troppe, perché sennò poi si raggiunge l'obiettivo sbagliato, ma facendo sì che possano, l'obiettivo contrario, scusate, ma facendo sì che possano avere, appunto, possano farsi riprendere il loro senso critico. Da questo punto di vista abbiamo anche lanciato ad aprile una campagna di sensibilizzazione direttamente su Facebook, con una serie di consigli alle persone su come consumare, diciamo, le notizie sulla nostra piattaforma. Stiamo lavorando assieme a FIEG, assieme alla Presidenza della Camera, assieme al Ministero dell'Istruzione, per lo sviluppo di una campagna per fare questa stessa cosa, quindi l'alfabetizzazione digitale, e per far pensare le persone prima che credano in qualsiasi cosa vedano sulla piattaforma. Siamo, come sempre, all'inizio, speriamo di arrivare a una soluzione. Grazie.